Si sta concludendo a Faenza, presenti tutti i sindaci del territorio, la conferenza stampa con il presidente Stefano Bonaccini. L'intervento di Eleonora Proni, sindaco di Bagnacavallo, sulle immagini del drone che fanno vedere la cittadina allagata. State ore pesanti, alcuni tratti anche drammatiche, prima la rottura del Sila, Raconselice, Massa Lombarda, ma anche episodi che hanno coinvolto tutti i comuni, tutti i 9 comuni, poi ieri la frana a Sant'Agata e la rottura del margine del Lamone Bagnacavallo, che è la situazione che ovviamente ha prodotto più danni e che desta ancora preoccupazioni, perché ovviamente tutto il sistema scolante dei fossi continua a tracimare, quindi sono al lavoro di questo. Davvero, io capisco che sentire per la quarta volta qualcuno che dice grazie rischia di far perdere valore, ma davvero la coesione che c'è stata, anche la solidarietà e il sostegno reciproco tra la filiera delle istituzioni, tutto il sistema della protezione civile, le forze dell'ordine, il consorzio di bonifico, sicuramente dimenticherò qualcuno, penso anche alle associazioni di categorie, a Bagnacavallo c'è stato un'allerta, anche un suggerimento di evacuazione anche per le aziende site nell'area artigianale di Bagnacavallo, con una disponibilità a ragionare insieme, avendo sempre la sicurezza delle persone come primo faro. Credo che sia davvero la restituzione di un territorio che è stata vittima di una cosa pesante, drammatica, fuori davvero dall'ordinario, ma che ha dimostrato una robustezza e una coesione che sono davvero un investimento e una consapevolezza, di cui bisogna avere una consapevolezza forte. L'altra consapevolezza, e chiudo davvero, è sul tema dell'educazione, da un lato ambientale, ma dall'altro la sicurezza di tutta la cittadinanza. Su questo le istituzioni, come sempre, su tutto, hanno sempre più responsabilità e giustamente di tutto devono rendere conto. Però c'è davvero un tema grande come una casa, perdonatemi l'espressione non troppo elegante, di cui dobbiamo farci carico un po' tutti. Le persone devono capire meglio, e credo che il vostro lavoro possa essere davvero utile, come poche cose, come ci si comporta di fronte a episodi come questi, cosa che bisogna fare, cosa non bisogna fare, e avere una consapevolezza della responsabilità collettiva da parte di tutti. Grazie.